Ogni volta che devo fare il nodo alla cravatta vado in crisi. Allora vado su YouTube, ma i video che ci sono mi confondono ancora più le idee. Perché? Perché le riprese sono sempre frontali, ma io ho bisogno di sapere come fare il nodo alla cravatta in modo autonomo. Quindi cercheremo di farlo con una ripresa posteriore. Allora, per fare il nodo Windsor posiziono la cravatta in questo modo, con l'estremità più corta sul lato destro e il lembo più lungo sul lato sinistro. Prendo il lembo più corto e lo incrocio con quello più lungo, passando sotto. In questo modo. Dopodiché prendo la parte più lunga e passo da dietro in mezzo. Ora cerco di tirare un po' in modo da fare aderenza e creare uno spessore dalla parte destra. Dopodiché con il lembo lungo passo dietro e vado sul lato sinistro. Ora passo davanti e poi dietro, in mezzo. E creo uno spessore anche dalla parte sinistra, in questo modo. Cerco di avere le due parti simmetriche e omogenee. Posso fare una pressione in modo da pizzicarle e tenerle tese. A questo punto, con il lembo lungo, vado verso sinistra, passo davanti e vado verso destra. Dopodiché torno indietro, passo da in mezzo, vengo avanti, ma contemporaneamente passo all'interno dello spazio che si è creato. A questo punto posso tirare e ho il mio nodo Windsor. Io alla fine poi di solito lo modello un po' per cercare di averlo simmetrico e omogeneo. Spero di esservi stato utile.